l'anoressia intellettuale. Allora, B, questo pseudosillogismo è una macchina di morte ancora più semplice ed efficace dei sillogismi creati da Aristotele. Non è un buon uomo, quindi, non è una santa, quindi, come se l'universo si dividesse, nonostante quell'uni, in due versioni. Quando viene data un'alternativa, siamo all'ultimo stadio del massacro. È la creazione dell'amico nemico anche. Non siamo all'ultimo stadio dell'intelligenza e della libertà, per fortuna. L'alternativa è ideale. I ricercatori leggono tra i 3 e i 10.000 libri in una vita, da comparare con quelli che sono pubblicati ogni anno. 1.000 libri ogni 10 anni, se ne leggono 100 all'anno, 2 alla settimana. Ma è altra la lettura che conta. Invece, senza sforzo, senza ricerca, senza viaggio, senza lettura, basterebbe rispondere alla domanda con sì o no per risolvere quello che i migliori geni hanno solo appena sfiorato. Mangiamo l'agnello a Pasqua? O ci facciamo un piatto vegetariano di ufo tufo con un squinquaglio? Siamo di destra o di sinistra? Siamo nati per vincere o siamo nati per perdere? Siamo uomini o siamo donne? Siamo vivi o siamo morti? Siamo uomini o caporali? Siamo intellettuali o qua qua qua? Chi oggi crede di risolvere il dilemma di vita mangiando o non mangiando l'agnello a Pasqua non ha più risorse per affrontare la vita. Chi accetta l'etichetta, come oggi chi si dice vegano, ma come anche chi si dice carnivoro, accetta la sopravvivenza, accetta la sottovivenza. Apparente, idealmente non accetta il massacro degli animali, realmente accetta il massacro degli umani. Questo poi è Spinoza, che ha scritto, chiama le bestie, odio gli uomini. La questione è intellettuale, non è chiusa e poi spaccata in due. Non è la questione dicotomica, o bianco, o nero, o alto, o basso, o ricco, o povero, eccetera. L'anoressia intellettuale non è il rifiuto di mangiare la morte, che appartiene anche all'ideologia animalista. Non mangiare il cadavere dell'animale nelle macellerie e altre succursali. L'anoressia intellettuale è la non accettazione assoluta del discorso della morte,
che già con Aristotele si chiama sistema. La gerarchia, la genealogia sociale, questo è. E con il suo maestro Platone era la caverna, questo sistema, ossia la prigione universale. Detto in soldoni ironicamente comprensibili, universitario che mette in discussione l'impianto della macelleria animale, non mette assolutamente in discussione l'impianto della macelleria umana, che è oggi l'università. Parlate con i giovani che si stanno laureando e valutate chi tra di loro sta facendo una tesi di laurea che gli interessa veramente. Abbiamo già citato una di queste risposte una volta. Una giovane laureanda in scienze della formazione, tra di loro considerata psicologia numero 2, che non passa l'esame propedeutico per fare psicologia, può ancora fare scienze della formazione, stava facendo una tesi laurea sulla sensazione dei partecipanti a un esame di guida all'uscita dell'esame stesso. Interessante. Ovviamente la questione misterica. Del nulla, a che cazzo serviva sta roba? O a che fallo serviva, perché siamo all'università. Università, fallo, università della strada, cazzo. È lo stesso primato del fallo, chiamato così. Che chiamato così può anche figurare sul titolo di un libro. Scrivetelo voi, il libro Il primato del cazzo.